Proseguire il suo momento magico il Cuscagliari che per il dodicesimo turno del girone sud del campionato di Serie 2 riceve la visita dell'Ans Viterbo. Cuscagliari che arriva a questa partita in un momento di grande fiducia, eh, fiducia scaturita anche dalla bella vittoria nel derby in casa del San Salvatore Selargius sabato scorso. È stato il quarto successo in, in, in fila per la formazione di... Federico Sciascia, che ora è al terzo posto in classifica, assieme a Faenza, con 14 punti, a meno 2 dalla coppia di vetta formata da campobasso e La Spezia. Un risultato questo che va al di là delle più rose aspettative di inizio stagione, occupa invece l'undicesimo posto in classifica Viterbo che ha ottenuto solo due vittorie in questo campionato su nove uscite, una delle quali però eh, proprio sabato scorso a spese dell'altra squadra cagliaritana del girone, ovvero la Virtus Cagliari. La partita è iniziata agli ordini di Lucia Barbagallo di Milano e Sara Canali di... Gandino, uno sguardo subito ai quintetti, il Cuscaglieri si schiera con Puggioni Landi, Striulli, Caldaro e Liubenovic. Viterbo risponde con Grimaldi, Weinberga, bocca Cutrupi e Spirito. Il tiro allo scadere di 24, molto lungo da parte di Eugenia Caldaro transizione di Viterbo Weinberga per Spirito Viterbo rinforzata dal ritorno di Cutrupi proprio nei eh, giorni scorsi, una delle tante giocatrici in uscita dalla Atena Roma che ha concluso la sua corsa dopo 25 anni di onorata carriera nel basket romano qui si lavora in avvicinamento a canestro, Spirito riapre per il tiro dall'angolo sbagliato extra possesso però Concesso qui alla Belli Viterbo che riorganizza, chiamando lo schema corna, spirito cede in direzione di Weinberger, la segue lontano da canestro. Eugenia Caldaro quindi mette il pallone per terra. Grimaldi se lo fa soffiare, però, da Landi, che subisce poi anche il fallo. Molto buona qui la giocata difensiva da parte di Landi. Una delle tante giocatrici del Cus in questo momento della stagione, che insomma sta soffrendo di qualche acciacco fisico. Non è l'unica, c'è Striuli, ci sono tante giocatrici che stanno un po' soffrendo, ma stanno stringendo anche allo stesso tempo i denti. Il Cus che sarà in apnea fino a pochi giorni prima di Natale con tanti impegni ravvicinati dal coefficiente di difficoltà, peraltro, crescente perché si andrà ad affrontare non solo La Spezia, ma poi anche Faenza, e saranno sfide importanti per stabilire le gerarchie nelle prime 3-4 posizioni della graduatoria. Il Cus che ha dimostrato comunque varie volte in questo campionato di potersela giocare ad armi pari anche contro squadre blasonate importanti. Qui, bello il movimento di Caldaro. Dopo la finta riesce a superare Cutruppi, costretta a spendere il fallo che manderà in lunetta con due tiri liberi. Dunque la giocatrice Vicentina Eugenia Caldaro. Andiamo a vedere le statistiche di Caldaro in questa stagione. Caldaro sta offrendo un contributo solido come... È successo anche, peraltro, nelle due stagioni precedenti con la canotta del Cus. Il primo libero è andato a segno per Caldaro, che segna 7,2 punti di media. 2 su 2 per lei, e dunque il primo vantaggio della partita per il Cus Cagliari, che ora aumenta il livello della pressione difensiva, una delle armi senz'altro principali della squadra di Federico Sciascia. Ora. La gestione del possesso offensivo, Weimberga, una tripla un po' affrettata in questo caso, forzata da parte dell'esperta giocatrice in canotta numero 7, un tiro che si stampa sul tabellone, Chance dall'altra parte per il Cus con Landi, quindi l'intervento pulito sul pallone da parte della giocatrice in canotta numero 9 di Viterbo, quindi va dentro Anna Ljubenovic che sta crescendo a livello di condizione, diciamo in precedenza per Viterbo era intervenuta regolarmente Boccalato a soffiare il pallone a Landi. Deve ancora cercare di sbloccarsi in questa partita Viterbo ci prova ora con Cutrupi, corretta qui la segnalazione arbitrale perché si era spostato il perno, c'è la violazione di passi da parte di Cutrupi, giocatrice di buonissimo livello che può dare tanto, senz'altro a Viterbo sotto le plance in uh, questo campionato di uh, Serie A2 vantaggio per uh, 2-0 per il uh, Cuscagna, ripartita fin qui dal punteggio basso, dai ritmi abbastanza blandi, vedremo come si svilupperà fisiologica anche un po' di stanchezza nelle fila della formazione univers universitaria. Qui c'è il blocco di Landia a liberare la ricezione in post-medio di Iliu Lavo lavora bene in avvicinamento a canestro. La slovena, semigancio vincente che dà al CUS ora 4 punti di vantaggio. Persa, attenzione Grimaldi, recupera però in tempo utile la posizione difensiva Puggioni, circolazione che si sviluppa sul perimetro, Veinberga dentro, Spirito sbaglia di molto, ma c'è per sua fortuna la correzione vincente da sotto da parte di Boccalato. I primi due punti nella partita di Viterbo sono dunque arrivati. Pugioni Ljubenovic raggiunge il pallone e poi lo consegna nelle mani di Landi. Il passo di incrocio fuori ancora da Ljubenovic. Striulli si è vista ancora poco in questo inizio di partita sta lasciando spazio soprattutto alle compagne, sa riconoscere il momento in cui accendersi il capitano del Cus Viterbo però ha recuperato il pallone, lo affida in posta a Cutruppi, perso qui malamente dal pivot viterbese Landi da sotto, sbaglia anche lei e allora riparte Lance Viterbo, neopromosso nella categoria ma formazione di buonissima tradizione cestistica, va fino in fondo qui Grimaldi per una parità facile qui in transizione per la giocatrice giallo-blu. Allora riparte il Cus, il pallone consegnato nelle mani di Striulli. e quindi Ana Liubenovic, interessante questo accoppiamento con Weinberg, Liubenovic usa il braccio esterno per liberarsi, non in maniera particolarmente violenta diciamo, non era una spinta particolarmente forte però... E vistose, dunque gli arbitri sono portati a segnalare il fallo. Fallo in attacco il primo personale per Ana Liubenovic e dunque Viterbo che può attaccare dall'altra parte per il sorpasso. Ancora una situazione di post basso, stavolta per Boccalato, riapre sull'angolo opposto. Buono lo scivolamento difensivo di Landi, che però usa troppa veemenza. Secondo la lettura arbitrale c'è il fallo anche per la giocatrice ex Moncalieri, si tratta in questo caso di rimessa per Viterbo. Presente nel roster guidato da Coach Scaramucci anche una vecchia conoscenza del basket sardo come Stoiccova che vedremo sicuramente in corso d'opera. Il pallone si incastra tra il ferro e il tabellone, dunque il gioco viene interrotto. Viterbo che è già stata protagonista in Sardegna nel corso di questa stagione, alla seconda giornata di campionato, una sconfitta anche abbastanza netta, 64 a 45. Sul campo del San Salvatore Non bastarono in quella circostanza I 15 punti di Grimaldi Che può essere considerato un po' la trascinatrice offensiva Di eh, Viterbo Dall'altra parte ci furono i 22 invece Di Giovanna Pertile Tutto pronto per la ripresa del gioco Ovviamente ce l'ha rimessa dal fondo Per eh, Viterbo Il eh, tiro realizzato Appoggiato al tabellone Sesto punto per... Eh, Viterbo e Cusche, ora deve inseguire chiamata maglia per eh, Striulli, c'è Caldaro, spalla canestro, buonissima la partenza di Liubenovic che crea vantaggio, non sfruttato però dopo lo scarico verso Niola, la trasmissione qui del, del pallone non è di grande qualità, c'è stato comunque il fallo della difesa, arriva anche il primo cambio per eh, coach Federico Sciascia con l'ingresso di Sara Saias. È l'uscita di Arianna Landi che, come ho detto, deve amministrarsi dal punto di vista anche dello sforzo fisico. Saias sta crescendo, seconda stagione al CUS per lei. Aveva già assaggiato la seconda divisione nazionale in quel di Alghero. Giocatrice originaria di Assemini, preziosa davvero. Anche Umbertide, tanto per citare una partita con... Un ottimo finale di gara. Qui l'errore di Striuli con il tiro dalla media distanza che si spegne sul secondo ferro. Il taglio lungo la linea di fondo di Spirito riapre bene. Weinberger in ritmo da tre. Grande sviluppo offensivo qui per Viterbo, che si porta sul 9 a 4. Ljubenovic, il è chiamato a reagire. Striulli si avventura nel pitturato, fuori per Niola. La sua penetrazione andando verso destra con errore Ha il controllo dei tabelloni. Ora Viterbo con Cutrupi e anche con Weinberga. Spirito a spazio, va in angolo. Weinberga ancora con ritmo. Questo però è sbagliato secondo Ferro per la giocatrice Lettone. Ljubenovic recupera il rimbalzo difensivo e poi Striulli che non vuole. Andare in transizione preferisce attaccare a difesa schierata ancora chiamata maglia nell'attacco del Cuscagliari. Si parte con questa situazione di pick and roll. Striuli va con l'hesitation, fa tutto benissimo, meno che l'appoggio a canestro, quasi un rigore sbagliato per Striuli. Ringrazia dall'altra parte, bocca lato, rottura prolungata per il Cus sotto sull'11 a 4. Federico Sciascia deve chiamare a rapporto le sue ragazze. Vediamo se il Cuscaglieri riesce a cambiare atteggiamento dopo il time out, il primo della partita, speso dal suo allenatore. La rimessa dal fondo è stata eseguita da Niola, Saias e si insiste con la chiamata maglia. Nell'attacco del Kus Liubenovic sempre preso in consegna da Weinberger In uno dei duelli più interessanti di questa partita Striulli per Saias Rischia la palla persa Ancora Saias e la palla persa Arriva poi Buonissima la pressione sulla palla Da parte di Boccalato Scanico sotto per Weinberger Torna fuori Verso Spirito ribalta molto bene il lato Grimaldi fa saltare Niola il tiro appoggiato al tabellone va dentro Viterbo attacca con fiducia con grande lucidità da applausi fin qui il primo quarto della squadra giallo-blu che arriva a questa partita da sfavorita Ha poche pressioni poco da perdere forse anche meno stanca del, del Cus con qualche acciacco fisico in meno ed ecco che potrebbe anche nascere una sorpresa dalla partita di questo pomeriggio. Qui c'è un fallo, un fallo che permette dunque al Cus di rimettere ancora la zona offensiva. Sta per arrivare la seconda sostituzione con l'uscita di Striulli e il pronto rientro sul parquet di Arianna Landi. Si è presa una brevissima pausa, davvero una giocatrice. In canotta numero 5 Liubenovic in angolo Quindi Landi. Sayas Esce dal blocco di Niola Caldaro non è pronta a ricevere lo scarico Qui l'ala del Cus Recupera Spirito E poi dall'altra parte Grimaldi Osserva il taglio di Cutrupi all'interno dell'area Poi preferisce andare per vie perimetrali Manovra ancora Viterbo Palla profonda per Weinberga Giro e tiro Perfetto Per Weinberga Altri due per Viterbo, siamo ora sul più 11 per la squadra ospite Caldaro. Liubenovic oltre l'arco, l'uscita di Niola. Il Cus non trova più il canestro, davvero da un'infinità di tempo. Perde anche qui il pallone con la penetrazione non troppo convinta di Niola. Gestisce Viterbo che ha in mano totalmente l'inerzia della partita. Buono lo scanico per Cutrupi, anche qui forse un mezzo passo di troppo, tollerato dagli arbitri. Brava Cutrupi a recuperare l'equilibrio e a recapitare con il semigancio anche il canestro del più 13 Viterbo. Prova a farsi sentire anche ora anche il pubblico del Palacus che avverte l'evidente momento di difficoltà della squadra di casa. Se non altro il Cus sta subendo tanti falli, sta... Dunque viaggiando verso il bonus che dovrebbe arrivare a breve, altro fallo qui speso su Ljubenovic, Qtruppi peraltro deve stare attenta perché se non andiamo errati dovrebbe aver già speso il secondo fallo della sua partita, Ljubenovic infatti va in lunetta, bonus che arriva, può approfittarne Ljubenovic. 12,7 punti di media per lei con 8,9 rimbalzi Tira liberi con il 74% Ljubenovic che segna il primo e finalmente il Cus torna a realizzare dopo Circa 3 minuti Dentro anche il secondo 2 su 2 per Anna Ljubenovic, Stanno arrivando dei cambi anche in casa Viterbo intanto Qui Spirito fa girare il pallone in direzione di Boccalato, il ribaltamento di lato che non riesce, è attenta sulla linea di passaggio, Rachele Niola, quindi Puggioni si sente in ritmo per il tiro da tre punti, lo no? manda sul primo ferro, in campo anche Novati ora per il CUS, cerca di trovare risorse, in uscita dalla panchina, coach Sasha che ha richiamato... Ana Ljubenovic è arrivato intanto ancora il time out con Viterbo avanti sul 17 a 6. Si riparte dopo il minuto di sospensione. Accenna ad allungare la difesa, qui il Cus il pallone però arriva nella metà campo offensiva di Viterbo senza grossi problemi. Spirito ribalta verso Cutrupi. Affrontata da Landy in post-medio, bel movimento ancora in avvicinamento per Cutrupi, primo quarto pressoché perfetto da parte di Viterbo, meritatamente in vantaggio in doppia cifra, la rubata di boccalato ai danni di Landy, rischia di sbagliare il più facile dei lay-up solitari e allora continua a crescere nel margine di vantaggio della squadra di coach Scaramuccia, a sorpresa... In controllo nel primo quarto qui a Saduchessa post basso per Landi fuori per Novati, che può prendere anche il tiro da tre frontale. Preferisce andare invece in penetrazione sfidando qui la nuova entrata in casabelli, ovvero Patanè. Fallo che vale ancora altri due tiri liberi. L'unico neo insomma del primo quarto di Viterbo. La gestione dei falli senza ombra di dubbio. Paola Novati può cercare di. Muovere il tabellone del CUS a cronometro fermo e può cercare anche di sporcare il suo tabellino. Novati contribuisce alla causa in questa stagione con quasi 6 punti di media. Vediamo un po' le sue cifre ai tiri liberi. 75%, il primo va dentro per Paola Novati. Serve un'inversione di... Tendenza a livello difensivo per il Cus, mentre Novati ha sbagliato il secondo. Dicevamo la difesa arrembante, il marchio di fabbrica assoluto in questa stagione per gli universitari. Fin qui non lo abbiamo visto. Tante anche le palle perse. E buonissima la pressione sulla palla, in particolare per Boccalato nelle fila di Viterbo. Qui tolta la sedia praticamente a Grimaldi, finisce per perdere il pallone. Viterbo e viene segnalato un fallo. Dovrebbe essere alla squadra ospite e così e altri due tiri liberi gratis per il Cuscagliari. Per un fallo è subito nella metà campo difensiva. Stavolta sarà Niola a portarsi in lunetta. Importante per il Cus, insomma, rendere il meno ampio possibile questo divario. Prima del primo mini-intervallo, vedete in campo ora anche con una vistosa maschera protettiva. Federica Madeddu con la canotta numero 14 classe 2001 uno dei prodotti migliori del Vivaio Cussino nelle ultime stagioni Niola con l'errore poi dentro il secondo siamo sul 21 a 8 qui a Saduchessa Spirito qui finisce in bocca al raddoppio ordinato da Sciascia con Puggioni e Madeddu che si avventano sul pallone Sciascia si arrabbia perché il recupero di palla era cosa fatta. Pugioni è andata con troppa insistenza a cercare il pallone e ha speso il fallo personale. Rimessa la zona offensiva per Viterbo con Katrin Stoiccova. Eccola l'ex San Salvatore Selargius. Poi il pallone che circola Patanè. Ancora Stoiccova dall'altra parte. Stoiccova con una buona stagione in Sardegna. Lo scorso anno frenato un po' qualche problema fisico, qui pregevolissimo il passo d'incrocio da parte di Patanè che trova i primi due della sua partita 23 a 8 Striulli, prova a prendere la linea di fondo gira sul perno, il tiro è morbido ma sbagliato, termina il primo quarto a Saduchessa con Viterbo che a sorpresa è avanti di ben 13 lunghezze Squadra in campo per l'inizio del secondo quarto al Palacus, 13 punti come detto di svantaggio da inseguire per le padrone di casa con un brutto approccio in questa partita. Niola subito con il tiro da tre punti, secondo ferro e rimbalzo portato giù da Spirito. Parte Viterbo con Grimaldi, chiede il pallone, non lo tiene Stoiccova. si preferisce ragionare con Spirito. Vediamo se cambia difesa il Cus. Sembra essere questa l'indicazione. È arrivata una tripla sbagliata, lunghissima anche da parte di Grimaldi. Madeddu fa girare il pallone sul perimetro a beneficio di Niola. Cerca lo spazio per andare in penetrazione, raccoglie il palleggio, poi il passaggio di riapertura. È praticamente una telefonata per Puggioni. Intercetta facilmente. Grimaldi che poi si trova chiuso in un vicolo cieco, cerca uno scarico, trova quasi miracolosamente Spirito, la penetrazione, lo scarico per Cutrupi, mette il pallone per terra contro Madedu, un buon mismatch praticamente per lei. Poi l'errore di Pataneda, i 6,75, rimbalzo lungo è proprio di Federica Madedu, Niola in posizione di playmaker in questo secondo quarto. Poi Striulli che ha ricevuto da Novati, porta il pallone in angolo, si prende il blocco di Madeddu, il tiro in precario equilibrio è sbagliato, Striulli che sta faticando in maniera inusuale direi in zona d'attacco ma anche lei lo abbiamo già sottolineato non sta affatto bene. Grimaldi prova a uscire oltre l'arco, Cutruppi anche per liberare lo spazio per un'eventuale penetrazione. Lo scivolamento difensivo qui di Puggioni è viziato da un fallo. Evidentemente ravvisato, un uso eccessivo delle mani per contenere il palleggio dell'avversario, anche Puggioni dovrebbe essere arrivata. Se non andiamo errati al secondo fallo della sua partita, c'è bisogno nuovamente di Sara Saias. È uscita Striulli, anzi, Striulli in campo per il Cus. Andiamo un po' dovrebbe essere uscita Niola, invece, sì, fuori Niola per la squadra universitaria. Ancora sotto di 13 sul 23 a 10, Stoichkova La rimessa, difficoltà qui per trovare una linea di passaggio. C'è comunque spirito in angolo. Grimaldi non ci pensa due volte. Il tiro dall'angolo è sbagliato. Rimbalzo d'attacco per Stoiccova. Dopo l'errore, ma più energia. La giovanissima Bulgara. Quindi Grimaldi, bene in penetrazione. Bruciata, praticamente, Sarasaias 25 punto. Nella partita per la Belli 1967 Viterbo. Ora massimo vantaggio sul più 15. Striulli in punta Sara. Saias lavora dal palleggio. In da Stoicko. Le apre lo spazio. Novati con il blocco, il pick and pop. Ben eseguito. Novati, però si vede rifiutare dal ferro. Un tiro costruito in maniera interessante. Deviazione sulla linea di passaggio di Saias, ma sfortunata qui la giocatrice di Viterbo perché anche lei ci va a mettere una mano e dunque rimessa dal fondo per il Cusca cerca di trovare le energie per rimontare. Sembrano migliorare un po le sembra migliorare un po' la qualità delle esecuzioni offensive. Vediamo se c'è continuità rispetto a questo con Striuli che qui va, penetrazione centrale, la difesa di Viterbo è molto chiusa, ci riprova Saias e si becca. Una stoppata con recupero peraltro per Viterbo, le strappa via il pallone dalle mani, Madeddu si trattava di Cutrup in precedenza del tiro che dovrebbe essere stato da tre punti qui di Ana Ljubenovic. E allora siamo sul 25-13, meno 12, stappa il canestro. Ana Ljubenovic sta per tornare, Weinberga probabilmente... Proprio per contrastarla Patanè. L'indirizzo di Stoiccova. Grimaldi. Ancora un tiro preso in maniera abbastanza affrettata. Grimaldi vuole andare a prendersi la partita. Ma le mani sono fredde. Almeno fino a questo punto. Si resta sul 25-13. Striulli. Parte verso il centro dell'area. Apre lo spazio per Pugioni. Questa è un'altra tri un tripla. Ben presa dal Cus. Rifiutata però dal ferro. Ma Dedu ci sta mettendo tanta intensità. Se non altro. Infatti propizia anche questo. Questa rimessa dal fondo con un pallone che sembrava ormai perso. Nonostante eh, le condizioni non semplici, insomma giocare con una maschera protettiva di quel tipo non è mai agevole. Madedu però sta dando un eh, solido contributo e non a caso coach Sasha la tiene in campo in questa fase importante della gara con il cus, che deve rimontare. Ben 12 punti, Liubenovic segna con il fallo. Andrà in lunetta con il tiro libero supplementare, fallo di patanè. Ljubenovic avverte il momento di difficoltà generale, sa che si può prendere delle responsabilità quanto mai in una partita come questa, visto che Viterbo potrebbe soffrire la sua fisicità. Qui però Ljubenovic ci ha fatto vedere, o meglio ci ha ricordato una volta di più quanto sia brava anche nell'attaccare il canestro partendo. Da lontano mettendo il pallone per terra anche da oltre l'arco. Libero supplementare convertito. Siamo allora sul 25-16. E ora è Viterbo che deve cercare una reazione per ricacciare indietro le universitarie. Pressione forte sulla palla da parte di Saias. Patanè parte contro Liubenovic. Il tiro allo scadere di 24 è sbagliato. E fa Capolino nuovamente. La. Proverbiale difesa del Cuscagliari Da tre punti Pugioni Questa va dentro ed è ufficiale ora La rimonta Cusina Sotto di 6 Non può essere stata sotto di 15 25-19 stavolta il timeout lo deve chiamare Coach Carlo Scaramuccia Si torna sul parquet del Palacus Dopo il timeout di Coach Scaramuccia 25-19 il punteggio sul tabellone Cus che è in piena rimonta Deve stare attento qui alla tripla dall'angolo A segno per Martin Nuovo ingresso in campo per Lanz Viterbo Subito una doccia fredda per la squadra di casa è Ricacciata da meno 6 a meno 9 Sayas. linea di fondo Pallone... In angolo difficile per Puggioni stoppata da Spirito, recupera Martin Viterbo che torna dall'altra parte con Katrin Stoichkova lascia il consegnato nelle mani di Spirito affrontata da Saayas. Spirito mette il pallone per terra Difende forte ancora il Cus Infatti, arriva anche il recupero. L'anticipo ottimo sul post basso da parte di Puggioni. Striulli dall'altra parte, dentro per Madeddu. Il tiro in allontanamento con stoppata da parte di Patanè. Che fa valere i suoi centimetri. Troppa pressione. Fallo qui di Puggioni su Martin. Evitabile, probabilmente. Anche questo. Vediamo un po' la situazione. Affari di Puggioni. Dovrebbe essere il terzo. Infatti, esce Puggioni dentro Landi sì, confermiamo terzo fallo di Arianna Pugioni almeno due di questi sono, sono stati spesi in maniera rivedibile dalla giocatrice che è tra l'altro un ex di questa partita e allora riprende il gioco con eh, spirito per eh, Weinberga pallone che arriva in angolo da boccalato Salta Striulli sulla finta. Martin pesca dentro Patanè. In allontanamento. Errore. Boccalato. Tiene vivo a rimbalzo. Ve la partenza contro Liubenovic Patanè col passo d'incrocio. Buonissima difesa da parte di Arianna Landi. Recupera il pallone vagante Liubenovic Poi Striulli per il Cusin In mezzo alle gambe. Va verso il centro dell'area. Striulli rischia anche lei di realizzare con il fallo. Vedete, intanto la sinistra aveva stritte le schermi. Un dialogo prolungato tra Landi e Sasha, liberi per striulli intanto, considerato ovviamente in azione di tiro. Il capitano del Cus eh, Striulli che è la quarta miglior marcatrice di tutto il campionato di Serie A2 con 18 punti di media stagione fin qui clamorosa davvero da parte di Striulli che tiri liberi con il 68% contribuisce alla causa anche con eh, 3,6 rimbalzi a partita e anche 3,4 assist. Anche alla voce, insomma, assistenze. Striulli è tra le migliori di tutta la Serie A2. Meno 8 ora dopo il primo libero realizzato dalla giocatrice veneta. Un altro a disposizione. Questo è sbagliato a rimbalzo. Liubenovic ci arriva. Prezioso questo extra possesso. Il Cus non lo deve sprecare in mezzo alle gambe. Striulli crossover. Poi Caldaro da due, frontale a segno con il long 2. Eugenia Caldaro firma il meno 6 Cuscagliari sul 28 a 22. Se che ha sbagliato il secondo libero. poi si è fatta abbondantemente perdonare. Ha sbilanciato la sua marcatrice con il movimento quasi alla Bodiroga. E poi Caldaro a mano morbida per realizzare da quella posizione, no affatto, è arrivato un cambio per Viterbo, ripetiamo 28 a 22 in favore di chi difende Saias per Analiubenovic prova a smarcarsi Landi, in angolo invece il pallone per Saias sporcato da dietro da Martin, anche per lei un buon impatto su questa partita, Saias lascia andare la lacrima, Realizza anche Sara Saias, ora a meno 4 CUS sul 24-28, innegabile la reazione da parte delle universitarie, c'è ancora bisogno di uno sforzo però per riprendere Viterbo, cambio di mano per Boccalato, uno scarico qui davvero prevedibile, ci arriva in abbondante anticipo Liubenovic che ha già messo in moto Erika Striulli. Prova a prendere posizione profonda Caldaro Poi si deve aprire Va a bloccare intelligentemente per Striuli Che è pronta alla ricezione qui Bellissima finta Sfalle a canestro contro Spirito Ma il secondo ferro Rifiuta la conclusione Nella numero 7 Del Cuscagliari Spirito allora dal palleggio Si sposta Martin Sull'altro lato c'è un fischio Lontano dalla palla Per segnalare un fallo di Caldaro Che era andata a prendere in consegna a Cutrupi Segnalazione da parte della signora Sara Canali di Gandino che ha lasciato di sorpresa abbastanza Eugenia Caldaro. Weinberga sulla rimessa per Viterbo. Ancora una palla persa. L'ultima a toccare è stata Striulli. Anche se indica Boccalato. Non ottiene udienza con le sue proteste. Striulli, ultima deviazione sua e la rimessa in attacco ancora per Viterbo che aveva gestito male un altro pallone. Boccalato per l'uscita di Martin, mette il pallone per terra contro Striulli, gran recupero di Erika Striulli. Quindi contropiede due contro due Caldaro espone troppo il palleggio, rischia la palla persa. Poi Ljubenovic, linea di passaggio deviata da Martin, rimessa dal fondo per il Cus. molto aggressiva sulla linea di sulle linee di passaggio, anzi la squadra eh, Viterbase, Ljubenovic per Arianna Landi, ancora circolazione sul perimetro a beneficio di Erika Striulli, Ljubenovic mette il pallone per terra contro Weinberga, il secondo ferro rifiuta la sua conclusione. Poi ci sarà la rimessa dal fondo, sempre per la squadra di casa sotto di 4, 28-24 in questa dodicesima giornata di campionato. Ora Striulli, dopo la rimessa, il blocco di Lubenovic le apre lo spazio per il tiro dalla media, questo va dentro. Striulli proverà ad accendersi sempre di più. Qui il gran recupero di Landi, poi prova a concludere, ma era buona la posizione difensiva e allora Viterbo che si propone in transizione totalmente sola Martin permette alla sua squadra di riportarsi sulle più 4 30 a 26, Landi per Liubenovic, ancora Arianna Landi cerca di prendere la linea di fondo il suo tentativo di reverse viene stoppato bocca alato, contro piede 2 contro 1, capisce tutto qui Striulli Gran intuizione difensiva. Poi si fa stoppare ancora da Weinberger. Il Cus che sta anche un po' sprecando. Diverse situazioni vantaggiose in questo secondo quarto. Striulli a gestire l'extra possesso, centro dell'area per Striulli. Forse qui poteva starci un fischio arbitrale sul posizionamento difensivo che non sembrava totalmente. Onesto da parte di Cutrupi, ad ogni modo Viterbo ha sbagliato la tripla dall'altra parte. E ancora opportunità per il Cus con Striuli, mette ordine, vuole Caldaro sul suo lato. In punta Ljubenovic, il ricciolo di Landi, il pallone che danza sul ferro e poi entra per il meno 2 Cus, 30 a 28. Applaude e gradisce il pubblico di Saduchessa, Weinberga. Spirito in mezzo alle gambe affrontata da Saias. Ancora spirito. Il tiro da tre punti a segno per Viterbo. Che ricaccia indietro il Cus sul meno 5, 33 a 28. I momenti di massima pressione. Viterbo ha trovato dei canestri pesanti anche con Martin in uscita dal timeout precedente, sta per scadere il cronometro del secondo quarto con Striulli che cerca di avventurarsi, poi scarica per Caldaro, ha altro scarico per Striulli, non trova il tiro in reverso, sostiene di essere stata ancora maltrattata dalla difesa Viterbese, Striulli arrivano anche dei fischi da parte del pubblico, nessun fallo ravvisato da parte degli arbitri vedete anche coach Sciascia che si arrabbia si va alla pausa lunga con le ospiti avanti di 5 lunghezze sul 33 a 28 dalla cinquantennale esperienza di commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica ma anche stufi a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti Commerciale Pirroni sopra sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Amici di Diretta Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G, Sassari Latte Dolce <sussurra> Tanto ancora Pinna ha lanciato in contropiede. Attenzione a Pinna il sinistro e posa in vantaggio. Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer Peter. In area di rigore Battistelli a dire di no. Ora può arrivare lì ancora Bianco. 26 ore di lezione, tecniche di teleradio cronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare varie e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto, della ricerca scientifica dei loro prodotti, la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercali2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Squadre che sono in campo per l'inizio del secondo tempo a Saduchessa, vantaggio di 5 lunghezze per Viterbo, il Cus che recupera subito il pallone con Liubenovic, Striulli mette ordine, Caldaro consegnato per Landi, Adriana Landi osserva il piazzamento delle compagne, Liubenovic ancora con il consegnato per la compagna, fuori per Niola. Cerca Sbocchi il Cus. Scarico in angolo. Striulli prende ancora il centro dell'area il tiro in precario equilibrio. sbagliato Tepauta rimbalzo di Weinberga. Poi Spirito per Viterbo fa ripartire l'azione. La prima d'attacco per la squadra ospite in questo terzo quarto. Spirito finisce per terra sulla pressione di Niola. Altro tuffo qui con la stessa Niola che poi va a contendere il pallone e fa bene perché ottiene in qualche modo la rimessa per il Cus in virtù della regola nel possesso alternato sarà Rihanna Landi da rimettere in gioco per il Cus quindi Striulli ancora schema maglia, Niola c'è Ana Liubenovic dall'altra parte riceve Landi il blocco per Caldaro che riceve vicino a Canestro difficile per Kutrupi contenerla ma c'è l'ingenuità da parte della numero 16 ospite che spende anche il fallo potenziale gioco da tre punti per Eugenia Caldaro meno 3 Cus con la possibilità di andare sul meno 2 Caldaro in lunetta per il libero supplementare sbagliato e a rimbalzo prova a farsi sentire Cirotti nuovo ingresso in campo per Viterbo lavora dal palleggio ora con il numero 6 Bevolo, spazio a qualche elemento della panchina in avvio di terzo quarto per la Belli Viterbo. Fischio arbitrale per un fallo probabilmente lontano dalla palla, forse ancora i danni di Caldaro, il fischio. Fallo invece dovrebbe averlo subito Cutrupi, cliente scomodo per la lunga vicentina del CUS. Si resta dunque nella zona offensiva dell'Ans Viterbo. Ah, di che protestare ancora coach eh, Sasha Weinberga sulla rimessa servita Bevolo, la pressione di Iniola, Bevolo fa circolare per Weinberga, da tre punti Weinberga ha provato a pescare giù il pallone che termina direttamente oltre la linea di fondo campo. Un solo possesso di differenza tra le due squadre, ricordiamo che Viterbo a un certo punto ha avuto anche 15 punti di vantaggio. Che non sta giocando la miglior partita, senz'altro della stagione, ma che in un modo o nell'altro è sempre lì a contatto. Qui rischia di perdere un altro pallone. C'è addirittura un rimpallo, quasi di stampo calcistico, con Striuli che poi torna sul pallone. Attende il piazzamento delle compagne, pensa per un istante al tiro da tre, poi mette palla per terra. Martin si perde un giro, sbaglia però il passaggio. Qui lo scarico per meglio dire verso Landi, e allora. La deviazione comunque permette al Cus di restare lì in attacco. Arriva la sostituzione fuori Martin per eh, Viterbo. Dovrebbe essere rientrata. Se non abbiamo visto male, con il numero 9 Boccalato. Il pallone è rimesso in gioco. Caldaro per eh, Niola. Il blocco di Striulli per Ljubenovic che riceve vicino a Canestro contro Weimberga. Bello il semigancio. C'è l'errore, ma c'è anche il rimbalzo d'attacco per eh, Ljubenovic. La più in palla, probabilmente questo pomeriggio per il Cus Striulli in una gara così sofferta possono deciderla anche le individualità Liubenovic allo scadere di 24 errore e ancora Liubenovic al rimbalzo si prende il fallo molto molto brava Liubenovic vuole trascinare il Cus alla vittoria la lunga slovena che ha iniziato un po' con le marce basse questo campionato ma come già abbiamo avuto modo di sottolineare sta entrando nella miglior forma del resto anche dopo aver lasciato la Sardegna, ha fatto molto bene. Sempre andata attorno alla doppia doppia di media. Poi mette il libero che porta il Cus sul meno 2. Ce n'è un altro a disposizione. Anche questo va dentro. Allora siamo sul 33 a 32. La lunga rincorsa. Cussina sta per trovare compimento. Bevolo in difficoltà. Riesce a trovare Cirotti. Poi vediamo un po' di chi è l'ultima deviazione. E di una giocatrice del CUS di Ljubenovic anche in questo caso su Grimaldi che cercava anzi su Boccalato che cercava di costruire una nuova azione offensiva per Viterbo dunque rimessa dal fondo finisce per terra Boccalato pallone che gira sul perimetro penetrazione di Grimaldi fino in fondo sua arma caratteristica Grimaldi mercatrice ben nota al palcoscenico della Serie A2 giovane ma con caratteristiche già ben definite qui Striulli scheggia malapena il primo ferro con il tiro dalla media Vediamo un po' ce l'ha rimessa prima il cambio boccalato e Cusche accenna ancora ad allungare la difesa per Rubacchiare qualche secondo all'attacco di Viterbo. Bevolo dal palleggio. Striulli fa per la rubata. C'è il fallo secondo gli arbitri. Fallo che fa imbestialire la panchina rossoblu. E da questa posizione c'è anche il tecnico, intanto per Sciascia che si è arrabbiato. Sembrava onesto e pulito l'intervento di Striulli. Che con grande mestiere, con grande esperienza, era arrivata da dietro praticamente a soffiare il pallone. Trovando, secondo gli arbitri, evidentemente anche il braccio. Allora, Veinberga può ricacciare indietro il Cus. Il libero, dovuto al fallo tecnico, è realizzato: più 4, Hans 36 a 32. Veinberga per il possesso aggiuntivo, c'è Boccalato. Si apre. Per la ricezione Bevolo, favorita l'uscita in post di Weinberga. Si va dall'altra parte. Possesso in posta anche per Cirotti. Prova a battere Ljubenovic. Buona la difesa di Ljubenovic. Il semigancio difficile sbagliato da parte di Cirotti. Era scaduto anche il cronometro dei 24. Cus nella metà campo offensiva con Niola Caldaro. Mette il pallone per terra. Attende Ljubenovic. Mette il pallone per terra. Si alza il muro difensivo di. Viterbo con Cirotti che qui era stata brava a portare l'avversario sull'aiuto di Grimaldi. Il fallo è proprio della numero 4. Giallo blu, che, evidentemente, secondo la lettura arbitrale, non aveva posizione difensiva perfetta. Allora, due liberi per Anna Liubenovic. Per riportare il cus sul meno 2. Il primo va dentro. Fin qui un terzo quarto. Molto molto produttivo per Liubenovic. Dentro anche il secondo. Meno due Allora sul 36-34. Striuli va a mettere pressione su Bevolo. C'è l'accenno di raddoppio da parte di Landi. Bocca lato. Bevolo. Sviluppa la manovra d'attacco di Viterbo, Bevolo sbaglia il tiro. C'era l'aiuto minaccioso da parte di Ljubenovic, ma c'è anche il nuovo possesso d'attacco per Viterbo. Ne ha concessi forse un po' troppi il Cus questo pomeriggio. Bevolo sbaglia da 3 allo scadere di 24. Niola sul pallone vagante, rilancia l'azione del Cus affidando il pallone a Landi. Arriva a prenderselo poi Caldaro in punta. Il backdoor di Striulli. Il passaggio però. Arriva un pizzico in ritardo, arrivano le mani nella difesa di Viterbo. C'è dall'altra parte Grimaldi, Niola preferisce qui spendere il fallo per impedire un canestro facile a Grimaldi, invitata dunque a prendersi questi due punti dalla lunetta. Sta per arrivare probabilmente ancora il momento di Novati, vediamo un po' in casa Cuscagliari. Caldaro esce, si prepara Grimaldi per l'esecuzione dalla lunetta. E così dentro Paola Novati per il CUS. Andiamo a vedere le statistiche di Grimaldi in questa partita, o meglio in questa stagione. Grimaldi tra le migliori marcatrici di squadra, anzi in assoluto è la miglior marcatrice di squadra con 9,4 punti di media. Ha sbagliato il primo tiro libero, Grimaldi ora il secondo che va dentro. 37-34, Striulli per eh, Niola, quindi Liubenovic, ed il movimento di Niola a prendersi il consegnato da Novati. Niola cerca di superare Grimaldi, non c'è lo spazio però per attaccare il canestro, sta scadendo ancora il cronometro dei 24. Brava qui Striulli che va a prendersi il fallo, probabilmente non c'era continuità. Con il movimento di tiro, e dunque ci sarà semplice rimessa. E così rimessa in attacco per il Cus. Ostriuli che aveva realizzato, ma era tutto fermo. Niola sulla rimessa, come detto. Quindi Novati, finta il tiro da tre punti. Poi va da Ljubenovic, sempre contro Weimberga, che scivola bene. Qui allora Niola insiste il Cus, il gioco a due. Niola. Trova stavolta lo spazio per andare dentro con l'azione insistita, un gesto di stizza perché aveva cercato di trovare magari anche un gioco da tre punti, dovrà tirare due volte dalla lunetta. Altri cambi intanto, ripetiamo, Viterbo avanti con un possesso pieno, 37-34 fuori Grimaldi, dentro Spirito che andrà a riprendersi la regia della squadra. Viterbese Dentro il primo tiro libero di Niola Che ha avuto problemi Alla caviglia nel corso di questa stagione Risolti Ne sono subentrati altri però al pollice Problemi che ancora le danno un po' fastidio Ma che non le impediscono in questo caso Di segnare dalla lunetta Entrambi i tiri liberi Allora meno 1 Cus Cagliari Qui c'è una deviazione sulla linea di passaggio e dunque rimessa Viterbo Veinberga. Spirito blocca e poi si apre per ricevere il pallone. Raccoglie il palleggio, scarico sotto per Veinberga. La finta su Novatica, non ha bocca, si torna fuori. Bevolo prende il blocco, poi dentro il pallone per Cirotti, appoggio da sotto. Viterbo sotto pressione. Qui trova una azione ragionata con due punti pregiati. Roll profondo Nella lunga di Viterbo Premiato con il passaggio Che arriva con i tempi giusti Qui c'è il fallo della difesa Stavolta il tecnico ospite Lo vedete a protestare Per l'eccessiva fiscalità di, questo, di questa chiamata Bonus speso abbastanza presto Anche qui da Viterbo Allora liberi per il Cus Si ripete un po' la situazione Che già avevamo visto nel primo quarto Sfortunata Striulli con il primo tiro libero. Cuschia resta sotto sempre di un possesso pieno. 39-36. Punteggio basso ancora così come era stato forse ancora più basso a Selargius sette giorni fa. 39-37 qui. Saias mette pressione su Spirito in angolo. C'è Boccalato in gomito Invece Cirotti arriva in ritardo Qui Striulli, Cirotti Ha la visuale totalmente aperta Verso il canestro e mette il tiro Che vale il Più 4 Viterbo sul 41-37 La risposta da tre punti Nel Cus che rimette Ancora il fiato sul collo Lanz Viterbo Partita apertissima, Saduchessa Magari non spettacolare, non bellissima ma Veramente incerta. Passaggio a zona, intanto per il Kus che prova a mischiare un po' le carte. Vediamo se Viterbo ha subito la lucidità per adeguarsi a questa situazione. Il ribaltamento per Weimberga da 3. Ljubenovic sul rimbalzo, ma se lo fa soffiare da bocca al Arriva il fallo deciso qui di Novati a stendere praticamente la giocatrice della Belli Viterbo, gentilmente invitata ad andare in lunetta. Boccalato cerca la concentrazione per il primo tiro libero, 4 punti di media per lei in questa stagione, il primo fa dentro, più 2 Viterbo, 42-40. Dentro anche il secondo per Boccalato. Gusti arriva lì quasi a pareggiare i conti ma non riesce a trovare il colpo del sorpasso. Niola che ha chiamato lo schema, quindi Striulli sulla pressione di Bevolo c'è Novati che fa circolare per Saias pick and pop con Liubenovic post basso per Novati contro Cirotti segna Novati un canestro di gran caparbietà qui passando attorno praticamente a Cirotti liberato bene lo spazio nel pitturato per Paola Novati che è giocatrice con più dimensioni dimensioni perimetrali, dimensioni interne Qui lo ha dimostrato, recupero intanto prezioso per il CUS che può andare allora con il possesso del possibile sorpasso, c'è il fallo deciso speso da Bevolo per evitare un tiro in transizione da parte del CUS, fallo che comunque manda le universitarie in lunetta, infatti per questa ragione lo staff tecnico di Viterbo si arrabbia un po', viene addirittura richiamato in panchina Bevolo. E il fallo che è stato giudicato antisportivo, effettivamente un po' troppo plateale. Qui una, un abbraccio poco amichevole. Allora ingenuità che può, cara Striulli, chiedo scusa, che può costar cara a Viterbo perché Striulli è in lunetta e può regalare al Cussi il primo vantaggio di questa partita. Arriva il libero della parità. A quota 43 ce ne sarà un'altra a disposizione. Ci sarà il possesso aggiuntivo per la squadra cagliaritana. Momento cruciale della partita, ecco qui il sorpasso sul 44 a 43 per effetto dei due liberi di Erika Striulli, Cus che può insistere, Niola è già pronta sul punto di esecuzione della rimessa in attacco, Novati a spazio, preferisce affidarsi ancora a Niola, arriva il taglio dal lato debole di Sara Saias, cinico e Cus a sfruttare questa situazione con... Il massimo possibile, quasi 45-43. Due liberi realizzati dopo il fallo antisportivo e canestro sul possesso aggiuntivo. Sono quattro punti di fondamentale importanza. Ancora zona, avete visto, fronte pari per le universitarie che mettono qualche sassolino nelle, negli ingranaggi di, di Viterbo. Subisce ancora qui la squadra ospite in transizione. 47-43. Niola. È andata a mettere pressione, costituisce la prima linea della difesa, a zona assieme a Sara Sayas. Ancora a rischio di palla persa per Viterbo, c'è l'infrazione di campo per Spirito evidente, ennesima persa contro la zona. Passaggio dunque tattico fondamentale da parte di Coach Sciascia, molto, molto produttivo. Cus che per la prima volta nella gara è avanti con buon margine 4 punti 47 a 43 la panchina ospite chiama il time out per sistemare un attacco molto molto sofferente per la prima volta nella partita l'inerzia è per il Cus Cagliari che attacca forte di 4 punti di vantaggio Striulli anche Viterbo sembra schienarsi a zona adesso sì, confermiamo, c'è la zona anche per le ospiti Striulli sotto da Ljubenovic Non riesce a far suo questo pallone Abbastanza difficile, stava scadendo anche il cronometro Striulli non sapeva bene se tirare o se andare con lo scarico Una via di mezzo che non favorisce di certo la Slovena Allora, vediamo se arriva la risposta di Viterbo Con il Kuskajari che si riaccoppia a Uomo in uscita dal timeout, qui si allacciano Weinberga e Niola fallo di Rachele Niola stupita per questa chiamata arbitrale Weinberga provato a usare tutto il suo mestiere giocatrice che ricorderete anche con le canotte di Udine Crema e Civitanova Marche tra le altre problemi di falli per Niola deve tornare Arianna Landi per il Cus Liberi per Weinberg allora Ieva Weinberg 9,7 di media Il primo realizzato 44esimo punto Nella partita di Viterbo Ora Arriva anche il 45esimo Meno 2 4,7 4,5 in favore di chi attacca Siamo ormai nelle battute finali Del terzo quarto Pugioni nuovamente in campo Ancora zona per Viterbo Striulli in angolo da Novati, Ljubenovic, Landi. Ci vuole pazienza nella scelta del tiro contro la zona. Landi da tre con buono spazio, ma sbaglia. Ci rotti sul rimbalzo, conteso da Ljubenovic, che rischia. Qui un fallo sarebbe stato francamente evitabile, visto che si è in situazione di bonus. Spirito per Weimberga, mette il pallone per terra, fuori ancora da Spirito in mezzo alle gambe. In angolo, Veinberga dentro per il taglio di spirito. Un pallone molto intelligente sotto canestro con fallo per Cirotti. Bellissimo. Ancora attacco da parte di, di Viterbo. Con il passaggio intelligente anche all'interno del pitturato da parte di Gasbarri. È entrata da pochissimo sul parquet. Ha ricevuto. Praticamente all'interno dello Smile poteva tirare. Ha preferito andare con l'assist per Cirotti, che era posizionata leggermente meglio. Ha fatto bene eh, Cirotti, che poi sbaglia però il libero supplementare. Allora siamo pari a 47. Ljubenovic per il Cus. Rianna Landi cerca lo spazio per andare in penetrazione. Allunga una mano sul pallone, senza trovarlo. Probabilmente Veinberga. Vediamo un po' la segnalazione. Anzi, fallo che dovrebbe essere stato segnalato ai danni di Cirotti, liberi per Landi. Regalare nuovamente al Cus la testa in questa partita molto molto difficile. Dentro il eh, primo, 48-47. Ex Mattei Plast Bologna sbaglia il secondo. C'è il rimbalzo di Ljubenovic, però ancora Landi. Sfidata nell'uno contro uno, puggioni da 3, primo ferro, rimbalzo portato giù da Spirito. Chiamato il gioco offensivo 2, Spirito. Ma non in angolo, intercettato, ma solo per un istante da Liubenovic, tenuto vivo da Viterbo. Ancora con Spirito, prova a giocare l'uno contro uno, sbaglia Cirotti, tocca soltanto a rimbalzo. Ancora possesso per le universitarie, stavolta gestito da Erika Striulli. Striulli lavora dal palleggio, va dentro in penetrazione, apre fuori per Ljubenovic, da tre Ljubenovic, corto il rimbalzo di Cirotti, riparte Viterbo dall'altra parte, scade il cronometro del terzo quarto con il Cuscaglieri che è riuscito quantomeno a trovare la testa nel punteggio. Ultimi dieci minuti di partita a Saduchessa con il Cuscaglieri avanti, 49 a 47 sulla Belli Viterbo nel dodicesimo turno del campionato di serie a 2. Novati subito a recuperare il pallone, Striulli dentro, vede il taglio di Landi, riapre per Novati dall'angolo, questo solitamente non lo sbaglia ma non va dentro qui il tiro dell'ex giocatrice di Palermo tra le altre, spirito per Viterbo. Costruire l'azione offensiva. Grimaldi mette il pallone per terra contro Landi. La sfida nell'uno contro uno. Raccoglie il palleggio, va fuori. Finta di passaggio. Poi c'è il tentativo di Patane. Appoggiando al vetro errore. Secondo possesso, però concesso ancora una volta alla belli Viterbo. Qui rischia Grimaldi sulla pressione difensiva di Landi. Ancora le giallo blu in attacco con Spirito. Il tiro di spirito cadendo all'indietro recupera in qualche modo il pallone vagante. Ancora la squadra ospite che realizza da sotto la parità a 49. Troppi secondi possessi concessi dal Cus in questa partita. Striulli in angolo. Ljubenovic, la partenza in palleggio contro Patanè. Fuori da Novati il tiro da tre con parabola provvidenziale assegno per Paola Novati 52-49 Cus e parlavamo della bidimensionalità proprio di Paola Novati abbiamo visto anche quanto sia efficace talvolta con il tiro da tre risponde con la stessa arma Viterbo ma sbaglia a rimbalzo Gasbarri ancora con una giocata di energia molto Molto importante, importante anche questo canestro da parte di Cirotti con buonissimo uso del piede perno per il meno 1, 52-51. Striulli, in angolo da Puggioni, Striulli, quindi Landi con Viterbo che conferma la difesa a zona e subisce il tiro dall'angolo qui di Ana Ljubenovic. Sempre più miglior marcatrice di questa partita, Ljubenovic. Il più 3, Cus 54-51. Spirito sul passaggio di riapertura. Un ribaltamento mal eseguito che mette in difficoltà Grimaldi. Infatti arriva a prendersi il pallone Striulli. Arriva il fallo speso dalla stessa spirito. Doppio cambio in vista per Viterbo che ha perso un po' di ritmo dentro Stoiskova e Weinberg. Allora esce Novati che pure... Sta facendo bene dall'altra parte. Risistema il suo quintetto anche Sciascia Il pallone rimesso in eh, gioco. Allora Rihanna Landia dare avvio a questa trama offensiva del eh, Cuscagliari. La pressione su Ljubenovic. Quindi Striuli osserva il posizionamento di Ljubenovic. Il tiro della Slovena. Sbagliato rimbalzo prezioso qui per Caldaro. Esce dalla gabbia. Caldaro. La rimessa è per il Cus Vediamo un po'. Anzi, ha sbagliato indicazione. L'arbitro ha calpestato la linea di fondo. Caldaro. E dunque la rimessa è per la Belli Viterbo. Spirito, come sempre, a costruire per la sua squadra. Qui accoppiata con Pugioni. Accenna lo show difensivo Ljubenovic. Stoichkova Mette il pallone per terra Non ha grandi idee Allora si affida a Weinberga Il tiro in corsa Abbastanza affrettato ancora per Weinberga Poi allo scadere dei 24 Errore per Viterbo Quindi Landi Senz'altro si è visto Che sta più nel secondo tempo La, la difesa del, del Cus Nel primo era un po' mancata Striuli in angolo da Puggioni. Non rifiuta mai il tiro da tre punti. Qui è sfortunata Puggioni. Il pallone fa dentro e fuori. Viene raccolto da Viterbo con Grimaldi. È già pronta dall'altra parte. Weinberga mette il pallone per terra. Stoiskova fa altrettanto. Buona la difesa di Landi che la costringe a riaprire fuori per Spirito. È pronto il blocco di Cirotti. Il tiro di Spirito con la mano mancina. Errore per la 26. Dall'altra parte Landi. Cus... In attacco con tre punti di vantaggio, 5 4 5 1. Striuli tiene il pallone fermo a lungo. Poi decide di ribaltarlo verso Puggioni, dentro da Liubenovic, Il taglio di Caldaro, forse c'era anche lo spazio per servirla. Collassa verso il centro dell'area Viterbo, ma Liubenovic è semplicemente più brava qui. Semigancio elegante e preciso che dà a Ancusi il massimo vantaggio nella partita sul più 5, 56 a 51. Grimaldi fuori da spirito, quindi c'è Stoic che va da 3, quasi non contestato, errore Cirotti al rimbalzo contro Ljubenovic, vediamo un po' la chiamata di palla contesa e possesso Kuss premiato appunto dalla, dalla freccia, fuori Ljubenovic che è un po' stanca probabilmente, torna a strettissimo giro di posta, Novati dopo l'uscita di qualche... Minuto fa indicazioni individuali qui per Striulli. Cus dopo un grande sforzo è riuscito a passare avanti e che ora deve cercare di stringere i denti per condurre in porto una vittoria utile qualora arrivasse a mantenere il ritmo delle formazioni di testa qui. Piede perno fantastico da parte di Striulli che segna con il fallo ennesima dimostrazione delle sue abilità tecniche e continua ad aumentare il vantaggio della squadra universitaria ora più 7, 58-51 davvero completo il bagaglio tecnico di Striulli non lo scopriamo certamente oggi vediamo se converte anche il libero supplementare lo fa 5-9-5-1 Risulta il pubblico di Saduchessa, ancora passaggio a zona per il Cus che prova a mischiare un po' le sue difese, il tiro dall'angolo di Grimaldi, errore e poi parte il contropiede gestito da Landi, può essere il momento questo per azzannare la Preda ma Landi spreca malamente la chance in contropiede, Grimaldi allora per Stoichkova. Insiste, trova lo spazio, fa bene Qui Katrin Stoichkova, la linea di fondo è aperta Infatti il tecnico del CUS si arrabbia un po' con le sue giocatrici Per questa ingenuità difensiva Striulli, sulla pressione di spirito, serve Novati Novati non trova una linea di passaggio verso Pugioni Allora deve tornare da Striulli È salita a Caldaro per bloccare Si chiude la difesa di Viterbo Striulli insiste... Nella soluzione personale, qui deraglia un po', poi va a spendere il fallo deciso su Spirito per non dar sfogo alla transizione di Viterbo. Qualcuno dalla panchina della Belli, peraltro, sorride amaro pensando a un possibile fallo antisportivo che però non è stato segnalato. Effettivamente, Strulli era andata comunque a cercare il pallone, anche se era chiara. La sua intenzione di spendere un fallo in questo caso, con anche un po' di frustrazione per non aver sfruttato bene quel possesso spalle a canestro, stava insomma a riaprire il gioco. Kuss che conferma la difesa. a Zona Grimaldi ribalta il lato per Weinberga. fuori da spirito in punta a rischio infrazione di passi. Il tiro da tre di Weinberg, errore ha preso benissimo posizione. Cirotti a rimbalzo tagliando fuori Landi, gran lavoro. Sotto i tabelloni per Cirotti, protagonista nel secondo tempo. 59 a 55, la partita è ben lontana dall'essere terminata. Landi. Poi Puggioni, si apre Novati, può prendere il tiro con metri di spazio. Novati qui lo sbaglia, era un tiro ben preso, però questo per il CUS spirito Stoiccova contro Landi mette il pallone per terra, Stoiccova qui c'è probabilmente il fallo in attacco, gli arbitri tollerano questo braccio esterno rischiosissimo da parte di Stoiccova, probabilmente insomma c'erano gli estremi per una segnalazione, ha risolto tutto ancora Cirotti che si conferma tra le protagoniste di questo momento della partita, regala il meno 2 a Viterbo sul 5-9-5-7, Striulli a giocare l'uno contro uno con Spirito che però un bel mastino. In difesa, Pugioni, palleggio, arresto di tiro dalla media corto, forse anche sporcato il uh, tiro dell'ex uh, di giornata. Mette ordine spirito. Il uh, pubblico che prova a disturbare questo possesso offensivo della Belli Viterbo, Cirotti a bloccare il uh, tiro in precario equilibrio con errore stavolta. Forse c'erano gli estremi invece per un fallo della difesa. Serviti che stanno lasciando correre a questo punto. Novati, allora. Qui l'anticipo di Viterbo, che poi si lancia in contropiede. Scarico sotto, Weimberga per la parità a 59. Arriva tempestivamente il timeout chiesto da Federico Sciascia. Si riparte, tutto da rifare allora. 59 pari. Qui a Saduchessa, chiamata maglia nell'attacco del Cus Caldaro. La sua ricezione oltre l'arco. Fa vedere Striuli che però non può ricevere. Liubenovic guarda il canestro. Prova a superare Cirotti. Arriva l'aiuto di Weimberga. Ci sono dei falli. Dovrebbe essere stato segnalato quello di Cirotti, ma ce n'erano ne almeno un paio su Liubenovic Invitata in lunetta dalla difesa di Viterbo, si rifugia nelle mani della sua straniera. Il Cus in questa partita difficile e ritrova il vantaggio con questo primo tiro libero. 60-59. Dentro anche il secondo, allora più due per le universitarie. Spirito, sempre zona fronte pari per il Cus. Ragiona Viterbo con Grimaldi. Spirito Weimberga, ancora a cercare soluzioni Grimaldi da tre punti senza tanto ritmo. Questo è un gran canestro. Nel canestro che permette a Viterbo di tornare avanti. 62 61, doccia gelata per il pubblico di Saduchessa. Schema maglia. Nuovamente chiamato dagli universitari, il pallone consegnato per Striulli, il blocco di Ljubenovic per il pick and pop. Guarda il canestro, prende la triple, risponde subito al fuoco nemico Ana Ljubenovic per il più 2. Cus 64 a 62. L'asse Striulli-Ljubenovic nel momento più caldo della partita. Si fa trovare pronto. Spirito scarico fuori Grimaldi, step back, il tiro da 3. Ferro e poi Landi sul rimbalzo lungo. Ora è il momento di tenere i nervi saldi per condurre in porto quella che sarebbe l'ottava vittoria stagionale per il Cus Ljubenovic la finta di passaggio fa vedere Puggioni, sale Striulli per ricevere il consegnato, la difesa fortissima qui di spirito che va anche a cercare il pallone perché il tempo stringe per Viterbo. Qui gli arbitri ravvisano un fallo della difesa. Con le giocatrici Giallo-blu che protestano perché sostenevano che il pallone fosse stato recuperato in maniera regolare, così non è rimessa in attacco per il Cus Landi. È pronta a servire una delle compagne. Osserva lo smarcamento di Ljubenovic. Landi per Striulli, subito la pressione di spirito. Ljubenovic va per il blocco, accetta il cambio Weinberga, quindi Caldaro. Torna da Striulli il tiro di Striulli sull'uscita di Grimaldi che va per la stoppata fallosa e dunque liberi per Erika Striulli. Due liberi, cambi torna Patanè per Viterbo. Non sembrava essere arrivato tempestivamente qui l'aiuto Devo starci il fischio La panchina ospite non è totalmente d'accordo ad ogni modo Striulli con due liberi pesanti ora sul più 2 Cus. dentro il primo 65 a 62 dentro pure il secondo per il più 4 e è immediato il timeout chiesto dalla panchina della Belli Viterbo rimessa in attacco per Stoichkova subito in angolo da Weinberga dentro questo è un grandissimo canestro di Ieva Weinberga per il meno 1, 66 a 65 poi subito il fallo deciso su Striulli canestro da campionessa davvero per Ieva Weinberga ricordato a tutti di essere una delle straniere più interessanti di questo campionato. Tripla dall'angolo con un coefficiente di difficoltà davvero altissimo e poi subito il fallo per Striuli, ovviamente non ha tante altre armi. Ritorno in questo finale di partita, Striuli chiamata a realizzare per Tenere a bada l'assalto disperato di Viterbo dentro il primo tiro libero: 6-7-6-5. Cus non mancano ormai pochi secondi al termine. Secondo tiro libero, Striuli lo sbaglia di proposito. C'è il rimbalzo di Ljubenovic, riesce qui a pieno la magata e allora il Cus può festeggiare l'ottava vittoria stagionale, la quinta consecutiva continua il momento magico nella squadra di Federico Sciascia che sogna in grande, continua a farlo e lo fa pieno titolo peraltro perché riesce a vincere anche in una partita non giocata particolarmente bene, non all'altezza insomma delle prestazioni precedenti ma il carattere, la determinazione ha fatto la differenza Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255. O invia una mail a Directa Directasport.gmail.com Con Directasport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.